In questo momento è entrato a bordo vasca Gabriele Detti, i nuotatori partecipanti a questa prima finale della 17ª edizione dei mondiali vengono presentati uno alla volta come da prassi. C'è l'entusiasmo del pubblico che comunque non è folto come nella mattinata, una cosa strana che stavamo commentando con Manuela Collazzo. Esatto, questa mattina di fronte a noi postazioni gremitissime e invece ci aspettavamo sinceramente qualcosina in più per le finali. Tra l'altro si comincia subito davvero alla grande con una finale dall'altissimo coefficiente tecnico e anche molto incerta, se è vero che Gabriele Detti al settimo tempo e comunque pensa di poter attaccare e salire sul podio. Che nomi davvero in questa finale. Spieghiamo anche però perché capita che poi ci sia meno gente, gli sponsor prendono i biglietti stamattina nelle batterie, evidentemente la gente attratta dall'avvenimento mondiale ha comprato il biglietto, gli sponsor li regalano e molti sediolini come nelle precedenti edizioni dei mondiali restano vuoti. Gabriele Detti gareggerà in corsia 1, una corsia laterale. Lui col consueto spirito livernese ha detto ma magari va meglio perché non mi vedono, e in effetti nella storia del nuoto c'è una clamorosa corsia 1, però in quel caso a danno dell'Italia, Camilla Potek ad Atene all'Olimpiada del 2004, quando non vista da Federica Pellegrini beffò l'allora non ancora divina delle nostre piscine proprio praticamente all'attocco. Con Detti ci sono il campione olimpico Mac Horton, l'altro australiano David McKeown, la sorpresa di stamattina in corsia 4 l'austriaco Felix Obock, che però non ha il pedigree a quanto siamo noi a conoscenza per poter veramente competere per la medaglia. Sun Yang, il cinese avversario di sempre di Gregorio Paltrinieri in corsia 5. In corsia 6 c'è Taewon Park, l'ex dopato, il coreano che è tornato alla ribalta negli ultimi mesi. James Gu in corsia 7 per quanto riguarda la Gran Bretagna. In corsia 8 l'americano Zane Grote. Hanno richiamato l'attenzione dei concorrenti, i giudici di gara sono saliti sui blocchi di partenza, sono pronti a disputare questa prima finale. Cuffietta nera in corsia laterale, la numero uno per Gabriele Detti, doppio bronzo olimpico nei 400 e nei 1500 a Rio, partiti in questo momento 0,76 il tempo di reazione, fra i più alti di Gabriele Detti rispetto agli altri. Sta ad attaccare la prima vasca, la nostra rappresentante alla ricerca di questa medaglia dopo le 9 conquistate dagli azzurri nelle altre discipline, 3 delle quali hanno già concluso il loro programma. Andiamo a verificare la prima virata. In testa c'è il britannico Gui, Detti è settimo, ma ricordiamo Manuela che a Rio ebbe una fantastica ultima vasca. Non ci preoccupiamo di queste prime due vasche perché Gabriele Detti a Rio era addirittura nelle retrovie fino ai 300 metri, negli ultimi 50 metri ha recuperato dalla sesta posizione, dunque la gara possiamo dire è ancora lunga. Vediamo la virata ai 100. E la virata ai 100 sicuramente è importante, però andremo a confrontarla anche con il tempo di Rio. 54,70 è ultimo al momento Detti, di 3 centesimi più alto il tempo rispetto a quello di Rio, dunque dovrà superarsi nella seconda parte della gara perché dovrà rimontare non solo come ha fatto ai giochi, ma dovrà anche limare ulteriormente rispetto alla prima vasca in Brasile di 3 centesimi. 150 metri, ecco la virata, in testa c'è Sun Yang, è passato al secondo posto Park, Detti guadagna una posizione, è settimo come detto in corsia laterale, ma accanto a lui c'è il campione olimpico Mac Horton e questo potrebbe essere un elemento favorevole a Detti, che viene trainato, viene trascinato da Horton, che sicuramente, come noi auspichiamo avvenga anche per il nostro rappresentante, cercherà di uscire nella seconda metà della gara che sta per cominciare adesso. La virata dei 200 metri con Su Yang sempre in testa, purtroppo Gabriele Detti è ottavo, 1:52:31 il suo tempo, e qui comincia ad allargarsi la forbice rispetto a Rio quando a metà gara lui virò in 1:51:84. Sembra poco, ma in effetti è tanto per quanto riguarda il nuoto, questa differenza rispetto
rispetto alla vasca, la vasca di metà gara di Rio. Intanto stanno arrivando ai 250 metri con Sun Yang che resta in testa al secondo posto, è passato Orton. Come detto, ci aspettavamo la riscossa nella seconda parte di gara da parte del campione australiano, ma Detti sta recuperando. C'è sta anche recuperando la riscossa anche di Gabriele Detti che è passato in quinta posizione, dunque vediamo se Gabriele Detti, come dicevi tu Carlo, trainato dall'olimpionico Orton, riuscirà a risalire ancora. Eh sì, può essere terzo Detti alla virata, sì, ai 300 metri è terzo, quindi è in zona medaglia Detti, è vicino Orton, mentre Sun Yang sembra inarrivabile. Sun Yang si avvicina alla virata dei 350 metri, per la verità è ancora a metà vasca, poi alle sue spalle ci sono Orton e Detti, lottano quasi testa a testa Orton e Detti, e sicuramente la vicinanza del campione olimpico sta facendo bene al nostro rappresentante, ma Sun Yang non molla. Sun Yang in testa, 3:14:77 primo, secondi a pari merito, 3:16:97 Orton e Detti. Che volata finale per l'argento, non sembra prendibile Sun Yang, ma Gabriele Detti ci sta e lotta testa a testa con Orton per conquistare la medaglia d'argento, che sarebbe prestigiosissima perché contro il campione olimpico sono proprio testa a testa, mentre Sun Yang sta andando a vincere, a conquistare il titolo di campione del mondo. Forse Detti avanti, no, tocca Orton, proprio al tocco, per appena 8 centesimi. Però che grande gara di Gabriele Detti, e lo diciamo, avevamo bronzo, ripetiamo, bronzo di Gabriele Detti, che dunque si conferma e conferma la stessa gara di Rio, una gara in rimonta, anche qui molto molto indietro, e anzi la rimonta è stata, dobbiamo dire, rispetto alla gara olimpica attuata prima, perché già ai 300 metri Gabriele Detti era in quinta posizione. Dunque grande, grandissimo bronzo e grandissima conferma, manca Carlo Verna dal podio Park. Eh sì, Sun Yang medaglia d'oro, Mark Orton medaglia d'argento Australia, Gabriele Detti medaglia di bronzo come a Rio, e poteva essere argento. A te la linea, Paolo Zauri.